Si sono conclusi domenica 16 settembre a Capizzi i festeggiamenti in onore di San Sebastiano, della Madonna degli Afflitti e di San Vito. Durante la vigilia delle celebrazioni si è svolta per la prima volta la processione delle reliquie, a cui hanno preso parte, oltre alle confraternite cittadine, la confraternita di San Sebastiano proveniente da Mistretta e la confraternita di San Sebastiano proveniente da Cerami, che ha offerto al santo la tipica bandiera d'alloro. Il corteo si è radunato nel santuario di San Giacomo e, dopo un primo giro processionale attraversata la via Vespri, ha fatto sosta a San Giacomo per la celebrazione della messa presieduta dal parroco Don Antonio Cipriano. Le reliquie portate in processione sono quelle di San Sebastiano, di San Vito e del velo della Madonna. Conclusa la messa, la processione è ripartita dirigendosi verso la chiesa della Madonna delle Grazie per un momento suggestivo, con l'offerta floreale da parte delle ragazze vestite di bianco, mentre la banda intonava «Mira il tuo popolo». Il parroco ha benedetto la reliquia del velo. La processione si è conclusa nella chiesa di San Sebastiano, dove il parroco ha inserito nella statua del santo la nuova reliquia giunta dal Vaticano. Domenica 16 settembre, giorno della festa, sono state riportate a spalla in processione le statue di San Sebastiano, di San Vito, portato dai ragazzini, e della Madonna degli Afflitti, portata dalle ragazze vestite di bianco. La processione ha percorso il tradizionale percorso cittadino, sostando in tutte le chiese. Faticosa la salita cosetta dei casalini, all'arrivo della processione in piazza Mercato si è svolto lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Vaccalluzzo da Belpasso. La festa si è conclusa con la benedizione impartita dal parroco e il rientro delle statue in chiesa. Amen. Nel nome del Signore andate.